Viviamo in un territorio che, ci ha spiegato il professor Vera, da tempi antichissimi alleva il maiale. Noi oggi abbiamo il prosciutto che rappresenta come simbolo dell'eccellenza il territorio e la città di Parma, però proprio questa tradizione di allevare il maiale e di consumare il maiale fa sì che abbiamo una ricca produzione di altre parti del maiale insaccate e conservate. Per cui, per esempio, dalla stessa coscia del prosciutto noi abbiamo il culatello, altra eccellenza tipica di questa zona che ha reso Parma ancora più famosa, se si può dire questo, perché è l'eccellenza nell'eccellenza. Dalla coscia si rovina una coscia per ottenere un culatello. Abbiamo la coppa, perché anche la coppa è una particolarità di Parma. Abbiamo i salami che a Parma non contengono tutto il maiale come da altre parti, perché proprio noi abbiamo la particolarità di tenere la coscia per fare il prosciutto, di tenere la coppa per fare la coppa, però abbiamo questi salami che hanno queste dolcezze sempre dovute alle nostre caratteristiche di salumi e di chi lavora, la cultura di chi lavora il maiale fa sì che anche i nostri salami risultino dolci e molto gradevoli al palato. I salami che poi esitano nel salame di felino, che addirittura ha una DOP, ma i salami gentili e tutta la quantità di salumi che noi e di salami che abbiamo. Ma non possiamo dimenticare anche la spalla cotta. A proposito di salumi cotti, noi utilizziamo anche la spalla del maiale e diventa particolarità del territorio parmense anche la spalla cotta.